vademecum per un recluso. Adesso che vivi tra le tue quattro mura e osservi la vita da questa fessura, ti senti spaesato, avvilito, depresso, davanti a uno specchio, a guardare te stesso. Considera il tempo un regalo del cielo, parentesi in cui riscoprirti davvero. Tra i libri che dormono sugli scaffali, seleziona quei pochi, ma fondamentali. Conserva quegli altri in uno scatolone, fanne dono a una scuola, alla prima occasione. Concediti spazio, mantieniti sveglio. Con pochissime cose vivrai molto meglio. Scrivi una lettera, una breve poesia, sconfiggi la noia a colpi di fantasia. Prendi i colori dei fogli di carta, disegna qualcosa e vedrai, non importa se sei Michelangelo o un imbianchino, sarà solo un modo per tornare bambino. Cerca in rubrica le poche persone che ami davvero e che porti nel cuore. Trascrivi quei nomi e sentiti grato per tutto l'amore di cui sei circondato. Ripensa al legame dei vostri destini, a quanto consola sentirli vicini. E quando la noia ti inquina i pensieri, inventati un modo per venirne fuori. Sii curioso di tutto, come il bimbo e il poeta, come fa l'astronauta su un nuovo pianeta. Ritorna all'essenza, tralascia l'effimero, perché anche rinchiuso puoi essere libero.